Questo gesto non fermerà la mia attività, andrò avanti con il mio lavoro più determinata che mai. Così Carmela Rescigno, consigliera regionale della Lega, dopo la busta con proiettile recapitata ieri mattina nella sua abitazione a Camposano, comune del Nolano, dove Rescigno ricopre anche il ruolo di consigliere comunale. Accompagnata dal suo legale, l'esponente della Lega ha presentato denuncia ai carabinieri. Non ci facciamo intimidire, ha assicurato con un post sui social, ringraziando Matteo Salvini, la Lega e tutti coloro che hanno espresso solidarietà. Molteplici infatti i messaggi di vicinanza registrati in queste ore, a partire dal leader nazionale della Lega. Solidarietà a lei e una certezza: porteremo avanti le nostre battaglie con ancora più determinazione, assicura il vice premier e ministro delle infrastrutture, esprimendo vicinanza alla consigliera campana. Mentre il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Severino Nappi, evidenzia il suo impegno per il territorio e ribadisce: siamo tutti impegnati al suo fianco e la sua azione coraggiosa è semplicemente l'ennesima riprova di un impegno che nasce da lontano. E non a caso noi l'abbiamo già indicata come presidente della Commissione Anticamorra e ci auguriamo che al più presto possa riunirsi la Commissione per poter consegnarle il ruolo che anche nei fatti dimostra di rivestire con orgoglio, con capacità e con coraggio. E sul tema sicurezza, Nappi assicura: è uno dei temi fondamentali della Lega, lo è in ogni Stato. In questo governo c'è ovviamente una forte spinta e impronta della Lega su questo tema e lo stiamo dimostrando concretamente.